ICAR 2023, il convegno internazionale dedicato al soccorso e alla gestione delle emergenze in montagna, si è svolto a Dobbiaco, all'ombra delle tre cime di Lavaredo. Perché è importante essere qui a ICAR 2023? Beh, innanzitutto perché è un momento di confronto tra tutti gli enti che operano sul soccorso in montagna. Quindi non specifico in Italia il soccorso alpino, ma qui sono presenti sia gli americani, i giapponesi e tutti gli altri paesi europei. Quindi un confronto su quello che sono i materiali, le tecniche, soprattutto i modi di interpretare quello che è il soccorso in terreno in pervio ostile. Per PEZL è importante essere qui presenti proprio perché la filosofia di PEZL è quella di rendere accessibile l'inaccessibile, quindi trovare delle soluzioni per i soccorritori per essere efficaci in modo sicuro e ottimizzare quello che sono le tempistiche di soccorso e l'efficacia della manovra di soccorso. Ecco, oggi nel 2023 che cosa significa far parte del soccorso alpino? Il soccorso alpino è cambiato in maniera profonda, ormai è previsto anche dalla legge del soccorso alpino la presenza di figure tecnico-professionali. Il soccorso alpino è presente nella maggior parte delle basi di elisoccorso in Italia con la figura del tecnico di elisoccorso che è un professionista a tutti gli effetti. Quindi è una qualifica che deve avere delle competenze tecniche di alto profilo e oltre che anche delle capacità a interfacciarsi in tutto quello che è il lavoro di squadra col pilota, col medico, con l'infermiere. Quindi ormai soprattutto le figure apicali sono dei professionisti a tutti gli effetti. Grazie Geppo, e allora entriamo insieme per conoscere il mondo di PEZL dedicato al soccorso alpino e non solo. Michele, su questo manichino abbiamo un esempio di quello che è un equipaggiamento tipo di un soccorritore. Ecco, quali sono le strumentazioni indispensabili? Dunque, quello che vediamo qua sul manichino è quello che potrebbe essere una classica combinazione di parte bassa e parte alta dell'imbragatura dedicata al mondo del soccorso professionale. E questo è un passaggio non indifferente, parliamo di soccorso professionale, quindi un elemento fondamentale per quanto riguarda l'offerta PEZL è l'imbrago Falcon Mountain, un imbrago a doppia certificazione, rispecchia per costruzione sia la certificazione e le esigenze di legatura presenti nel mondo sport, okay, sia quanto richiesto dalle certificazioni del mondo professionale, abbinato con un top chest air, come in questo caso, un toppino estremamente leggero, e consente di rispettare a pieno titolo al 100% tutte le certificazioni, diventando un imbrago adatto anche al lavoro in fune. Per come è configurato ora, per come nasce il prodotto, è l'idea: il soccorritore si muove su terreno impervio, deve camminare, sì, mi devo muovere, arrampicare, posso farlo perché è un imbrago comodo, devo rispettare la normativa lavoro, lo posso tranquillamente fare perché di qua ho il punto d'aggancio anticaduta, esatto, N361 e ok, riesco ad avere una combinazione che fa felice un po' tutte le esigenze di un soccorritore